Buonasera a tutti e benvenuti qui alla Scuola Normale, benvenuti anche alle persone che ci seguono, forse mi sposto un po' più in qua, alle persone che ci seguono in streaming, su internet, sappiamo sono molte e numerose, ci fa molto piacere, quindi dicevo benvenuti a tutti voi a questa iniziativa, una delle iniziative di VIS, le nostre conferenze che hanno come tema la scoperta che mi ha cambiato la vita e in cui invitiamo eminenti scienziati a raccontare anche i lati della ricerca, che non sono soltanto la produzione di articoli scientifici, ma anche tutto ciò che c'è dietro e tutte gli sforzi e le difficoltà e anche le soddisfazioni che si possono provare a fare ricerca. Quindi con piacere stasera abbiamo a rappresentare una delle aree che è la biologia di cui si occupa VIS, un collega, il professore Alessandro Celerino, che lascio però introdurre ad un altro collega, il professor Antonino Cattaneo. Grazie. Grazie. Buonasera, è un piacere introdurre Alessandro Celerino che vi parlerà di come un pesciolino può aiutare gli studi sull'invecchiamento. E mi piace cominciare la presentazione di Alessandro con la citazione di un grande biologo molecolare che è Sydney Brenner. Sydney Brenner è un padre della biologia molecolare degli anni 60, gli anni in cui hanno scoperto, fatto le principali scoperte sui segreti del DNA del codice genetico a cui Sydney Brenner ha contribuito. E poi, avendo considerato Sydney Brenner la questione della biologia molecolare una cosa completata, decise di occuparsi di problemi più complessi, quindi sistema nervoso. E per far questo è andato a cercare un modello semplice che potesse, modello sperimentale semplice che potesse aiutare questi studi. E così pubblicò un famoso lavoro nei primi anni 70 in cui Sydney Brenner ha descritto questo piccolo verme, il Cenorhabditis elegans, che è stato poi fondamentale per tutta una serie di studi, di scoperte, che poi hanno valso a Sydney Brenner il premio Nobel per la medicina e la fisiologia. E nella sua Nobel Lecture, Sydney Brenner, la Nobel Lecture si intitola Nature's Gift to Science, il dono della natura alla scienza. In questa Nobel Lecture, nel primo paragrafo, Sydney Brenner dà un consiglio generale e dice: è più importante scegliere bene il modello su cui si studia che porre, o no, lui dice è altrettanto importante scegliere il modello su cui si studia che porre le domande che sono oggetto della ricerca. Quindi dà molta importanza al sistema sperimentale su cui si studia. E quello che Alessandro Celerino ha fatto in modo assolutamente originale e come frutto della propria ricerca e della propria curiosità intellettuale era di cercare un modello sperimentale preso dalla ricchezza fornita dalla evoluzione biologica, che potesse colmare una lacuna che separa gli studi sull'invecchiamento, per colmare una lacuna che separa gli studi sugli invertebrati dagli studi sui mammiferi e sull'uomo. E quindi non voglio togliere quello che Alessandro vi dirà, ma nello spirito di quello che dice Sydney Brenner, la scelta e la scoperta di questo modello sperimentale, che è stato introdotto qui alla Scuola Normale da Alessandro Celerino come frutto della propria ricerca e perseguito negli anni, è esattamente nello spirito di quello che Sydney Brenner raccomanda. Due parole di biografia di Alessandro. Alessandro è stato un normalista, ha fatto anche il perfezionamento qui alla scuola. È stato allievo di Lamberto Maffei, quindi è parte di quella scuola di neuroscienziati che Lamberto Maffei ha cresciuto. Poi è stato in Germania, a Tübingen, a Monaco e Tübingen, sì esatto, anche Monaco, al Max Planck. E quando è tornato ha lavorato sulla plasticità sinaptica del sistema visivo con il gruppo di Maffei, poi è diventato ricercatore della scuola, ha cominciato a rendersi indipendente.
con una qualche difficoltà iniziali, e in questo periodo ha messo su la propria linea di ricerca e ha perseguito poi negli anni, è diventato recentemente professore associato qui alla Scuola Normale e dirige anche un gruppo di ricerca da vari anni a Jena presso il Fritz Lippmann Institute per l'invecchiamento, in tedesco non lo so dire, ce lo dirai tu, e quindi è un piacere, non tolgo altro tempo alla mia presentazione e do la parola ad Alessandro, grazie. Allora, grazie, ovviamente per me come allievo di questa scuola è un enorme onore poter parlare in quest'aula e in questo format. E dirò subito la frase che sono le frasi standard prima di ogni mio seminario. Chi di voi è qui per sapere come invecchiare bene? Ve lo dico subito, e non sono parole mie ma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: non bisogna fumare, mantenere il proprio peso e fare attività fisica. Quindi diciamo, se questo era lo scopo per cui siete qui, avete già l'informazione che vi serve. Dunque, devo inserire questa. Allora, l'invecchiamento ovviamente è un elemento fondamentale e pregnante dell'esperienza di ognuno di noi. Tanto che, facciamo così, via, si fa prima. È in una delle due porte USB. Cioè, ognuno di noi è assolutamente familiare con quelle che sono le manifestazioni fisiche dell'invecchiamento, al punto che siamo in grado di stimare con una notevole precisione l'età delle persone semplicemente guardandole in faccia, e usiamo anche espressioni del tipo «ah, però è più giovane dell'età», oppure «come si porta male gli anni». E questo non è solo un'impressione, in realtà quello che si vede in questo studio sono tutti individui di 60 anni, donne di 60 anni, quelle in alto vengono giudicate più vecchie della loro età, quelle in basso, cioè più giovani, e quelle in basso più vecchie della loro età. Questo è un composito di tante foto, ed effettivamente tutti quanti direbbero che le persone che si vedono in B sono più vecchie. Però la cosa importante è che se io misuro, per esempio, il fattore di rischio per le malattie cardiovascolari di queste persone in funzione di quanto sembrano più o meno giovani, quindi l'età media di questo gruppo sono 60 anni, le persone che sembrano avere 58 anni sono anche quelle che hanno il minor fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. E allo stesso modo, se io guardo l'età percepita in funzione della glicemia, partendo da bassa, media, alta e diabete, vedo che questo fattore di rischio è correlato con l'età percepita. Questo vuol dire che l'età che noi percepiamo nelle persone, cioè la nostra percezione del volto delle persone, è una misura della loro età biologica. Se noi diciamo che qualcuno sembra più giovane degli anni che ha, molto probabilmente è più giovane degli anni che ha. E questo è un piccolo inciso, perché una parte della mia ricerca, e poi lo vedrete, ha avuto anche a che fare con la percezione dei volti. Ma se noi ci spostiamo dalle persone e vogliamo appunto un modello per studiare l'invecchiamento, e se è stato nominato Sydney Brenner ha introdotto questo modello, che è Cenorhabditis elegans, che è un piccolissimo nematode, beh, lì c'ho qualche problema in più a dire se il nematode invecchia o meno. Quindi, che cos'è l'invecchiamento? La mera dimostrazione del fatto che l'aspettativa di vita è limitata non è una dimostrazione di invecchiamento, perché la mortalità può essere dovuta a qualsiasi cosa, può essere dovuta a parassiti, a predazione e così via. Quindi anche un organismo potenzialmente immortale, se ha una probabilità di morire che è costante in funzione del tempo, la sua probabilità di sopravvivere decaderà in maniera esponenziale. Quindi il fatto che gli organismi hanno più o meno tutti una durata di vita limitata non è di per sé una dimostrazione di invecchiamento. L'invecchiamento viene definito strettamente con il fatto che la mortalità
cioè la probabilità di morire, aumenta in funzione dell'età. Solo quando la probabilità di morire aumenta in funzione dell'età, io dico che quell'organismo sta invecchiando. E questa è anche la definizione proprio in demografia di invecchiamento. L'invecchiamento è un fenomeno intrinseco ed è causato dalla nostra incapacità di riparare danni molecolari alle proteine, al DNA, ai lipidi, che culminano in una riduzione delle nostre capacità vitali. Ma l'invecchiamento è anche malleabile e può essere modulato dalla dieta e da trattamenti farmacologici. Ora, quando si pensa all'invecchiamento, normalmente si pensa alle rughe o aspetti di tipo estetico, ma in realtà l'aspetto fondamentale che è importante da un punto di vista medico è che se noi consideriamo i tre principali killer, che sono le malattie cardiovascolari, i tumori e le malattie neurologiche, queste tre che sono responsabili della stragrande maggioranza delle morti, hanno tutte l'età come il principale fattore di rischio. Per esempio, se noi vediamo, se noi mettiamo ad uno l'incidenza delle malattie cardiovascolari a 45 anni, tra 45 anni e 90 anni, l'incidenza delle malattie cardiovascolari aumenta di oltre 20 volte. Nessun altro fattore di rischio singolarmente ha questo effetto. Il fumo è un fattore di rischio 5, per dirne una. Quindi questo cosa vuol dire? Che tutte queste malattie si sviluppano nel contesto di un organismo anziano. Se l'ambiente esterno non è quello di un organismo anziano, queste malattie non si possono sviluppare. Ma questo vuole anche dire che se noi troviamo dei trattamenti che sono in grado di rallentare il progresso della nostra età biologica, abbiamo un sistema unico per prevenire l'insorgenza di tutte queste malattie insieme. E questo è opposto a ciò che normalmente si fa in medicina, cioè di cercare meccanismi terminali, meccanismi molecolari specifici di ognuna di quelle patologie. E questa non è che è un'idea mia, è un'idea che è nata all'interno della comunità scientifica fino a portare negli Stati Uniti alla nascita di un Institute for Gerosciences, in cui appunto si parlano i biologi che studiano la biologia dell'invecchiamento e i clinici che si occupano di queste malattie per capire in che modo l'invecchiamento fisiologico predisponga l'organismo allo sviluppo di queste malattie. Ora, detto questo, noi siamo talmente confrontati con l'invecchiamento tutti i giorni che non ci poniamo neanche il problema del se sia evitabile o meno, è come il sorgere del sole. Però, se andiamo a guardare nella diversità degli organismi, scopriamo che esistono alcuni organismi che non invecchiano mai, che sono sostanzialmente nelle condizioni di vivere in eterno. Questi sono l'idra, la planaria, e questo tipo di medusa, il cui nome non vi dico, che ha la seguente caratteristica. Le meduse hanno due stadi, lo stadio larvale, in cui vivono attaccate alle rocce, dalle quali gemmano gli adulti che sono liberamente natanti. Questa medusa è in grado, in condizioni particolari di stress, di riattaccarsi alla roccia e tornare indietro nel tempo, ritornare larva, in un processo che prende il nome di rinascita, rebirth. Ok, però uno può dire, questi però sono organismi molto semplici, cioè c'è un bel passaggio tra una medusa e l'uomo. Però anche nei vertebrati esistono esempi di animali con longevità estrema. Per esempio questo pesce, che assomiglia molto a uno scorfano, che vive nelle acque dell'Alaska, può vivere oltre 200 anni. Esiste il caso di almeno una carpa koi, che era proprietà di una famiglia giapponese tramandata di generazione in generazione, che è vissuta per 225 anni. L'esempio più famoso è sicuramente la tartaruga delle Galapagos. In modo particolare c'è un esemplare che si chiama Harriet, che fu raccolto da Darwin in persona e che finì nello zoo di Adelaide, dove morì nel 2006.
Non solo vertebrati eterotermi, quindi a sangue freddo, sono in grado di vivere moltissimo, ma anche mammiferi, come la balena, che può vivere oltre 200 anni. Questo è stato dimostrato sia da studi di radiochimica degli aminoacidi, ma in maniera molto più chiara dal ritrovamento di una balena nelle acque dell'Alaska che aveva conficcato nel dorso un arpione che era stato fatto alla fine dell'Ottocento. Quindi questa balena era sopravvissuta a un episodio di caccia, era già adulta alla fine dell'Ottocento ed era morta poi intorno al 2000. E il record ad oggi spetta a questa specie di squalo, lo squalo della Groenlandia, che può vivere oltre 500 anni. Quindi vuol dire che probabilmente, mentre Colombo navigava verso le Americhe, alcuni squali che ancora vivono già nuotavano. Sicuramente molti degli squali che ancora vivono nuotavano quando Garibaldi con i mille faceva la sua traversata verso la Sicilia. Quindi tutto questo ci dice che in realtà, e per quanto ci possa sembrare incredibile, l'invecchiamento è evitabile, non è una conseguenza inevitabile della nostra biologia, non è come un artefatto che si consuma per l'uso. Perché ciò accade? E perché l'invecchiamento in realtà è un vero e proprio paradosso biologico? Se noi pensiamo allo sviluppo embrionale, questo che vedete qui è un uovo di pesce. E vedete come quest'uovo è nell'acqua, non ha nessuna informazione dall'esterno. Da una singola cellula si svilupperà, in questo caso in poco più di un giorno, tutto l'embrione. Una singola cellula è in grado di costruire un intero organismo funzionante, senza nessun bisogno di input dall'esterno. Eppure, quello stesso organismo, in qualche modo, non è in grado di ripararsi. Questo paradosso è reso ancora più evidente dagli studi recenti o anche meno recenti sulle cellule staminali. E questi sono John Gurdon e Shinya Yamanaka, due grandi eroi scientifici della biologia moderna, che hanno dimostrato l'equivalenza genetica delle cellule somatiche e delle cellule germinali. Cosa fece vedere John Gurdon in un elegantissimo quanto semplice esperimento? Prese un uovo di rana e ne eliminò il nucleo. Dopodiché prese un nucleo di una cellula dell'intestino, sempre di un embrione di rana, e lo trapiantò dentro questo uovo. Quindi questo uovo aveva l'ambiente dell'uovo, ma il genoma era quello di una qualunque cellula del corpo. E questo uovo si è sviluppato in una rana che si è poi anche riprodotta. Quindi vuol dire che il nucleo di una singola cellula del nostro organismo è in grado di ricostruire l'organismo intero. E in maniera molto più tecnologica, Yamanaka ha dimostrato che io posso prendere dei fibroblasti dalla pelle di un topo e, per quel che ne sappiamo, anche di un uomo, e con opportuni trattamenti trasformarli in cellule staminali. E queste cellule staminali sono in grado di generare tutti i tessuti di un topo completo. Quindi una singola cellula del nostro organismo ha la potenzialità di ricreare l'organismo intero. E allora perché invecchiamo? Sostanzialmente la ragione principale dell'invecchiamento è che noi non siamo fatti per perpetrare il soma. Noi siamo fatti per perpetrare la nostra linea germinale. E quindi un organismo che è eterno ma sterile è svantaggiato dal punto di vista di selezione darwiniana rispetto a un organismo che ha un'aspettativa di vita finita ma produce molta prole. Siccome per poter riparare i nostri tessuti noi abbiamo bisogno di energia e noi otteniamo una quantità di energia limitata dall'alimentazione, dobbiamo decidere come ripartire queste calorie che abbiamo a disposizione. E quindi ogni specie trova il giusto equilibrio tra le calorie che vengono devolute alla riparazione e le calorie che vengono devolute
alla riproduzione. Quindi quanto più piccola è, diciamo, quanto maggiore la probabilità di morire per cause esterne, tanta maggiore sarà la quantità relativa di calorie che viene devoluta alla crescita e quindi non ne rimane per la riparazione. L'esempio classico è il topo. Il topo è una delle bestie più sfortunate che esista, perché ogni giorno che mette la testa fuori dalla sua tana c'è qualcuno che se lo vuole mangiare. E quindi non è vantaggioso per un topo investire energia in riparazione, perché potrebbe non riprodursi mai. Dall'altro lato c'è l'elefante, e nessuno si mangia l'elefante, e quindi l'elefante raggiunge la maturità sessuale più o meno all'età in cui la raggiunge l'uomo, perché è all'altro lato di questo spettro. Allora, abbiamo detto che l'invecchiamento è intrinseco, eppure noi sappiamo che le popolazioni umane hanno cambiato moltissimo la loro aspettativa di vita media negli ultimi 150 anni a causa del miglioramento delle condizioni sanitarie e il miglioramento della tecnologia. Però c'è una caratteristica particolare della mortalità, che se noi analizziamo, diciamo a partire dai 40 o 50 anni, la mortalità aumenta in maniera esponenziale in funzione dell'età, in base a due parametri. Il primo, che si chiama mortalità di base, e il secondo, che si chiama tasso di invecchiamento. Quindi se noi mettiamo in un grafico il logaritmo della mortalità e l'età, otteniamo delle rette. E la pendenza di queste rette è il tasso di mortalità. Queste curve sono le curve di mortalità dal 1850 al 2010. E vedete come le pendenze di queste rette siano sostanzialmente identiche. Quindi vuol dire che perlomeno dal 1850 al 2010, in cui la vita media è cambiata di quasi 30 anni, se non oltre, ciò che è cambiato è solo la mortalità di base, ma il tasso di invecchiamento è rimasto invariato, indicandoci che quindi il tasso di invecchiamento è una caratteristica biologica, genetica della nostra specie. Eppure l'invecchiamento è anche malleabile e uno dei modi più riproducibili di cambiare il tasso di invecchiamento è con la dieta. Moltissimi studi sono stati fatti sulla restrizione calorica. Il più famoso è uno studio che è iniziato alla metà degli anni 80, cioè quando io sono venuto alla scuola normale, sui primati, e che è finito adesso, in cui hanno diviso i primati in due gruppi. Un gruppo che riceveva circa 600 calorie, che è questo, e un gruppo che riceveva circa 440 calorie al giorno. E questo è il tasso di sopravvivenza degli animali di controllo e degli animali con restrizione calorica. E la restrizione calorica ha aumentato l'aspettativa di vita dei primati, almeno in queste condizioni. E si sa che questo esperimento è stato fatto moltissime volte nei roditori, e nei roditori è chiaro che, almeno in alcuni ceppi di roditori, si può aumentare l'aspettativa di vita anche del 30% riducendo le calorie. Quindi questo vuol dire che, nonostante il tasso di invecchiamento sia una caratteristica genetica di ogni specie, è possibile, con opportune manipolazioni, modificarlo. E un'altra caratteristica dell'invecchiamento che ne rende lo studio particolarmente complicato è che, se io misuro tanti diversi parametri fisiologici, qui sono la conduzione nervosa, il tasso metabolico, l'indice cardiaco, il tasso di filtrazione glomerulare nei reni, la capacità vitale e così via, vedete che tutti quanti diminuiscono in maniera abbastanza coordinata. Cioè non c'è un qualcosa che comincia molto prima degli altri, e questo rende la capacità di distinguere causa ed effetto, cioè questo rende difficile per noi sperimentatori fare una distinzione tra qual è la causa e qual è l'effetto, perché ci sono tante cose che cambiano tutte insieme e con un effetto però relativamente piccolo. Allora. Inoltre, una questione fondamentale è l'uso dei modelli animali. Perché?
che le manifestazioni dell'invecchiamento nell'uomo sono ovviamente diverse dalle manifestazioni dell'invecchiamento nel famoso Cenorhabditis elegans o nella mosca. E si potrebbe pensare che sì, è vero che l'invecchiamento è controllato geneticamente, ma sostanzialmente, siccome è qualcosa di casuale, ogni specie invecchia per vie sue private. In realtà quello che si è visto è che esiste una straordinaria conservazione, almeno in alcuni dei meccanismi genetici che controllano l'invecchiamento. Per esempio, ora qui questi quadratini bianchi non li riuscite a vedere, però in questo vermetto si è scoperto, questa è la sopravvivenza dei vermetti normali, che esiste una mutazione di un singolo gene, che si chiama DAF2, che aumenta quasi di 3 volte l'aspettativa di vita. Ora, questo gene, tra tutti i geni possibili, è il recettore per l'insulin-like growth factor, cioè la somatotropina, cioè l'ormone che è responsabile durante la fase di crescita per la nostra crescita. Cioè, quanto più IGF c'è, tanto più rapidamente l'organismo cresce. Dei mutanti di IGF nella mosca vivono di più, e se si studiano i centenari, alcuni centenari hanno delle mutazioni all'interno del gene che è codificato da questa stessa proteina che ne riducono la funzione. Quindi un gene che è stato scoperto in un verme nematode, qualcosa di lontanissimo filogeneticamente da noi, lo stesso gene è associato alla longevità nell'uomo. E quindi questo dà il valore dell'uso dei modelli animali in questo tipo di ricerca. Ok, arrivato qui, all'interno di questo format vi racconto la mia storia personale. E in questo racconto farò molti nomi, perché le strade non si percorrono mai da soli. E sembrerà che ci sono tante divagazioni, però se mi seguite fino alla fine, poi vedrete che tutti i fili alla fine tornano insieme. E la prima cosa di cui voglio parlare non è la scoperta che mi ha cambiato la vita, ma il corso che mi ha cambiato la vita. Ed è questo. Era il corso del professor Franco Conti. Un corso di 8 ore la settimana, che durava fino a febbraio, che metteva insieme studenti di biologia, chimica, matematica, fisica, e che mi ha mostrato la potenza del metodo quantitativo. Ed è una cosa che però è rimasta lì per 30 anni. Perché? Perché al momento, quando io ho seguito questo corso, non c'erano i dati in biologia per poter utilizzare questo tipo di approccio. Però è rimasto come un qualcosa a cui tendere. Il secondo incontro è stato quello con Lamberto Maffei, in una espressione che chi lo conosce gli riconoscerà essere tipica. Lamberto Maffei è stato per noi un maestro, non posso usare altra parola che questa, un maestro di pensiero, perché ci ha insegnato a porci le domande giuste nel modo giusto. E ha fondato una scuola, questo è il famoso istituto, beh, famoso per me, ma diciamo per la fisiologia italiana, il famoso istituto di via San Zeno 51. E questo sono io a 20 anni, questo è l'ora professor Tommaso Pizzorusso, la professoressa Concetta Morrone, il professor Dave Barr, la compianta Adriana Fiorentini, la professoressa Nicoletta Berardi, il professor Luciano Domenici, Michela Fagiolini, che ora insegna a Harvard, tutti concentrati in 80 metri quadri. E quegli anni, stiamo parlando appunto del 1990, sono stati un po' degli anni particolari, perché diciamo, io ho avuto forse il privilegio di essere l'ultima generazione
che ha visto ancora l'era analogica. Quando io sono entrato in questo istituto, noi facevamo i grafici sulla carta millimetrata, stampavamo le foto, e nel giro di pochi anni è cambiato tutto, ma non è cambiato tutto tecnicamente, è cambiato tutto anche nella scienza. Cioè la scienza è diventata da attività di pochi che parlavano tanto e si facevano tante domande, ad un'attività sempre più di tipo manageriale, industriale, con Gantt chart e così via. È successo in 10 anni. E io l'ho ancora vissuto questo mondo. Poi da lì sono andato al Max Planck di Monaco, dove ho conosciuto un altro gigante della neurobiologia. Lui era gigante anche proprio fisicamente, sarà stato un uomo di 1,95 m, Hans Thönen. Hans Thönen, insieme a Rita Levi-Montalcini, sono le due grandi figure che hanno scoperto i fattori di crescita del sistema nervoso. E nel 94, a Monaco, c'erano i primi topi transgenici, i primi organismi geneticamente modificati dei vertebrati. E io ho avuto il grande privilegio di aver fatto l'analisi di uno dei primi topi transgenici, il knockout di BDNF. Anche se diciamo è stato un periodo breve, è stato anche questo estremamente formativo, appunto per imparare a porsi le domande in un certo modo. E infine mi sono spostato a Tübingen. E la ragione per cui vi faccio vedere questa immagine non è tanto perché sia molto significativa, ma perché vi voglio spiegare un concetto. Allora, queste sono delle sezioni di retina, e questa colorazione fluorescente che vedete colora specificamente le cellule che producono dopamina nella retina. Questa è una retina di controllo e questa è una retina che io avevo trattato con un fattore di crescita nervoso. Ora tutti quanti vedete che c'è una differenza chiarissima tra queste due immagini, credo che sia chiaro a tutti. Allora, l'unica ragione per cui ve lo faccio vedere è che questo è il momento dell'eureka, questo è il momento della rivelazione. Io faccio un esperimento, vado al microscopio, vedo questo, cambio vetrino, ne metto un altro, vedo questo, e in una frazione di secondo ho capito tutto. Questo è ciò per cui noi viviamo. Non sempre le scoperte sono così, a volte sono lunghe, richiedono tempo, però questo è un esempio in cui in una frazione di secondo tutto si spiega. E questo è veramente la ragione, secondo me, per cui si fa scienza. E capita 2-3 volte in una vita. Però ripaga di qualsiasi sacrificio. Ok, dopodiché finito questo periodo sono diventato ricercatore alla Scuola Normale e diciamo che non è stato un periodo molto semplice perché avendo la testa molto dura avevo deciso di voler essere indipendente. E quindi mi sono trovato nella condizione di dover fare ricerca senza avere soldi per fare ricerca. E questo è stato il primo momento in cui mi è tornato utile qualcosa che avevo fatto nel famoso corso del professor Conti. Perché collaborando tra l'altro con Andrea Mennucci, che è un matematico,
con Gian Donato Tartarelli, che è un antropologo, ma alla scuola lavora come tecnico, personale tecnico amministrativo. Noi abbiamo fatto uno studio quantitativo della morfologia delle facce associata alla bellezza, che tra l'altro è finita in un articolo che è anche abbastanza citato, utilizzando questo modello che si chiama Thin Plate Spline, che è sostanzialmente la deformazione di una piastra metallica. E visto che c'ero, per non farmi mancare niente, ho anche scritto un libro che vi faccio vedere solo perché è esaurito, quindi se andate in biblioteca, in libreria, non lo trovate, non lo potete comprare. E questo ha occupato circa gli anni del 2000-2001. Perché vi racconto questo? Vi racconto questo perché, di nuovo, quando uno nasce scienziato, è come l'acqua, cioè l'acqua non si contiene. Se gli chiudo la strada da qui, troverà un'altra strada con cui andare, ma deve sempre seguire il suo gradiente di potenziale. Questo è stato sostanzialmente una scelta di necessità, cioè non c'era altro che potevo fare in quegli anni a parte questo. E questo è stato il momento in cui è arrivata la scoperta che mi ha veramente cambiato la vita, che è questo animale. Cos'ha di così speciale questo animale? Allora, questi animali vivono nelle pozze di savana dell'Africa orientale. Ora tutti quanti guardate Discovery Channel, sapete, sono i leoni, i rinoceronti, vi fanno vedere tante volte, no, la scena del coccodrillo che azzanna l'antilope che va a bere, mai nessuno che vi dicesse che dentro queste pozze ci sono i notobranchius. Allora, dentro queste pozze ci sono i notobranchius e la caratteristica di queste pozze è che esistono solo durante la stagione delle piogge. Quindi se voi andate in Africa, per esempio a febbraio o marzo, anche in questa stagione dell'anno, quindi questo è quello che trovate. Ma se ci andate solo pochi mesi dopo, le pozze si seccano e tutti i pesci adulti muoiono. Quindi da quello che io vi ho raccontato, voi capirete che questi animali cosa devono fare? Devono crescere velocemente, non hanno tempo per ripararsi e quindi invecchiano rapidamente. Almeno questo è ciò che uno si aspetterebbe. E questo è il ciclo vitale dei notobranchius. Quindi loro, quando piove, schiudono, crescono molto rapidamente e poi producono delle uova che rimangono nel fango, che poi mano a mano secca e diventa durissimo, rimangono incistate per un anno o anche di più aspettando la prossima stagione delle piogge, in uno stadio che si chiama diapausa. E qui spero che riusciate a vedere qualcosa. Questi sono degli animali transgenici che sono stati generati da questi due ex perfezionandi. Le cellule rosse sono le cellule in stasi, le cellule verdi sono le cellule che sintetizzano DNA e si dividono. Scusate. Se dovreste essere in grado di vedere che a un certo punto c'è come un'esplosione verde. Questo è il momento in cui queste uova escono dalla diapausa. Vedete ora? Quindi questo è un fenomeno biologico di sviluppo molto, molto interessante che stiamo ora cominciando a studiare, ma che a quell'epoca io sapevo solo che esistesse. E allora, appunto, essendo poi anche napoletano, tra l'altro, ho deciso che mi dovevo arrangiare in qualche modo. Questo è l'invecchiamento di questi animali. Questo è un animale giovane, lo stesso animale anziano. E ho conosciuto questa persona, che si chiama Stefano Valdesalici, che è una persona veramente incredibile. Lui lavora in una ditta, però gli piace fare lo scienziato. E lui alleva tante diverse specie di pesci nella cantina di casa sua. E aveva questi notobranchius. E io sono andato da lui, ho detto, ma vogliamo capire quanto veramente vivono questi notobranchius? E lui, nella sua cantina, ha fatto l'esperimento per 3 generazioni successive di far schiudere queste uova e vedere quanto vivevano questi animali.
E questa è una cosa fatta a costo zero nella cantina di un amico che sta a Canossa. Abbiamo pubblicato questo articolo che ha avuto un'enorme risonanza, perché era un vertebrato che viveva solo 3 mesi. Non solo sulle riviste scientifiche, ma addirittura, questo è il New York Times, del 15 di luglio del 2003. Quindi a quel punto ho capito che forse c'era qualcosa sulla quale valeva la pena lavorare. E in quel momento ci sono 2 persone che mi hanno dato una mano veramente importante. Antonino Cattaneo, che all'epoca aveva un laboratorio a Lebri ed aveva una company, e che si è subito innamorato di questa idea, e Luciano Domenici, che è la persona con la quale io ho fatto la mia tesi di laurea e di dottorato e che mi ha messo a disposizione il suo laboratorio al CNR. E Antonino addirittura ci dette i fondi iniziali per fare una cosa assolutamente folle, cioè andare in Africa a raccogliere questi pesci. E questo è nel 2004, marzo del 2004, in Mozambico. Quindi questo è Stefano Valdesalici, questo è Dario Valenzano, che all'epoca era il mio dottorando e che ha fatto una meravigliosa carriera. Adesso è stato a Stanford e ora è direttore di un gruppo di ricerca al Max Planck di Colonia, sempre lavorando su questi animali. E questa è Eva Terzibasi Tozzini, che all'epoca era una dottoranda di Luciano Domenici e che poi è diventata mia moglie, scelta che spero dal punto di vista personale sia stata un'ottima scelta, sicuramente non lo è stata dal punto di vista professionale, perché è molto, almeno con la legislazione vigente, è molto complicato in Italia fare ricerca se si è coniugati. E qui scusatemi, ma c'è una cosa che insomma devo dire, senza andare a scomodare persone alle quali sono intitolate aule di questa Ateneo, questi sono i coniugi Moser, che hanno vinto il premio Nobel per la fisiologia nel 2014 e sono co-direttori dell'Istituto Kavli per le neuroscienze cognitive. Quindi diciamo una cosa molto curiosa, che la legislazione italiana sia più restrittiva rispetto alle regole che ci vogliono per avere un premio Nobel per quanto riguarda questo tipo di attività. Comunque, dopodiché, nel 2006 avevamo i dati iniziali, eravamo andati in Africa, eravamo riusciti a pescare questi pesci e riportarli in Italia, li avevamo cresciuti in cattività. E parlando con Antonino Cattaneo ci siamo detti, però noi dobbiamo dimostrare in qualche modo che questi animali servono a qualcosa. E lì, appunto, vecchia scuola di Maffei, fai l'esperimento più ingenuo di tutti. È l'esperimento più ingenuo di tutti da fare, perché Maffei faceva sempre così. Lui pensava all'esperimento più ingenuo e guarda caso funzionava sempre. Quella cosa che chiunque avesse cultura specifica nel campo diceva, no, guarda, lascia stare, non funzionerà mai. Lui non ci pensava, lui lo faceva, diceva, fallo. E funzionava sempre. E io, venendo da quella scuola, ho fatto l'esperimento più ingenuo di tutti. Ho preso questi animali e gli abbiamo dato da mangiare una sostanza che si chiama resveratrolo. Perché? Perché studi precedenti fatti in Cenorhabditis elegans suggerivano che il resveratrolo era in grado di aumentare l'aspettativa di vita. Se avessi studiato di più avrei saputo che il resveratrolo ha una bassa biodisponibilità, finisce nel fegato, poi viene escreto. Ma io tutte queste cose non le sapevo, io ho fatto l'esperimento e l'esperimento ha funzionato. Animali trattati con resveratrolo vivevano più a lungo. E questo rimane uno studio che ha avuto e che ha ancora un grosso impatto in questo campo e che addirittura mi ha fatto avere un'intervista sulla radio BBC. Però
nonostante tutte queste belle cose, io mi sono ritrovato all'inizio dell'anno 2006 sostanzialmente senza il becco d'un quattrino. E a questo punto bisognava prendere delle decisioni. Per fortuna la legislazione italiana è molto generosa nei confronti dei ricercatori, che hanno a disposizione periodi molto lunghi di congedo per motivi di studio. Meno i professori, ma i ricercatori possono prendere fino a 5 anni ogni 10 come congedo per motivi di studio. E quindi nello stesso periodo è nato un istituto a Jena, in Germania, il Fritz Lippmann Institute on Aging, un istituto nuovo che studiava l'invecchiamento e che voleva mettere su qualcosa di nuovo per essere competitivo. Mi hanno contattato, abbiamo parlato, abbiamo caricato tutte le nostre cose su un camion e ce ne siamo andati in Germania. E devo veramente ringraziare due persone. Peter Ehrlich, che era il primo direttore del Fritz Lippmann, che ha veramente creduto in questo modello, e il suo successore, Karl-Lennart Rudolph, che ha continuato sulla stessa linea. E nel corso degli ultimi 10 anni hanno investito circa un paio di milioni di euro su questo sistema modello, tra personale, strutture, costi di sequenziamento e così via. E quindi questo ci ha messo finalmente in condizione di avere quella che noi chiamiamo la fish house, la casa dei pesci, che era nella fattispecie un container, anzi poi sono diventati due container, pieni di vasche di pesci, dove poter fare i nostri esperimenti, insieme a molti altri ricercatori del Fritz Lippmann che nel frattempo si erano entusiasmati su questo sistema modello. E questo è quello che non io ma altri hanno chiamato il Dream Team. Questo sono io un po' di anni fa. Christoph Englert, che è un biologo molecolare e che ha lavorato soprattutto nella mettere a punto la transgenesi, quindi la produzione di notobranchius modificati geneticamente, e Matthias Platzer, il capo della genome analysis, dell'analisi del genoma, che ha avuto il coraggio di dire: noi ora sequenziamo il genoma di questo animale. E siamo nel 2006. Tra i vari risultati di quell'epoca ne voglio indicare uno, che è quello in cui abbiamo dimostrato la presenza questi di tumori spontanei in questi animali durante l'invecchiamento, dimostrando, oltre a analisi del fegato, del sistema cardiovascolare e così via, che anche le lesioni istopatologiche che loro sviluppavano erano del tutto simili a quelle che si osservano durante l'invecchiamento. Ma questa è la seconda grossa transizione che io ho vissuto nella mia carriera scientifica. Questo periodo ha coinciso con quella che io chiamo la rivoluzione industriale in biologia. Il passare da piccolo laboratorio di poche persone che lavorano con le mani a sistemi altamente automatizzati e paralleli, in quella che è stata chiamata next generation sequencing e che ormai è diventata una next generation biology. E a cosa servono questi sistemi? Questi sistemi servono a ad analizzare l'attivazione dei geni all'interno delle cellule. Allora, prima della rivoluzione industriale, ogni gene produce un RNA, questo RNA arriva dal nucleo al citoplasma e produce una cellula, una proteina. Prima di questo periodo io avevo delle tecnologie per misurare singoli RNA o singole proteine. Questa tecnologia ci ha messo in condizione di misurare il livello di attivazione di tutti i geni del genoma in un unico esperimento, in maniera estremamente parallela. E come funziona?
Praticamente quello che succede è che le molecole di DNA vengono legate a una matrice solida e formano dei cluster, ognuno di questi puntolini. Ognuno di questi puntolini sostanzialmente viene, ve la semplifico un po', però è come se venisse letto e ognuno dei quattro nucleotidi emette luce di un colore diverso. E quindi io da una singola immagine riesco a sequenziare molti milioni di diverse molecole di DNA, centinaia e centinaia di milioni di molecole di DNA in un singolo esperimento. E con la nascita di queste tecnologie che sono arrivate sul mercato verso fine 2007, inizio 2008, l'altro grosso colpo di fortuna è stato il finanziamento di questo progetto che si chiama IENAGE, lo Jena Center for Systems Biology of Aging, che aveva come obiettivo di studiare appunto i pattern di attivazione del genoma durante l'invecchiamento in quattro diversi organismi modello per compararli tra di loro, incidentalmente. Questo progetto è stato finanziato con 5 milioni di euro, che è un sesto di quello che l'anno scorso il governo italiano ha messo a disposizione per tutta la ricerca nelle scienze della vita. Questo è uno di centinaia di progetti che finanzia il governo tedesco. L'anno scorso il governo italiano per tutte le scienze della vita ha messo a disposizione 30 milioni di euro. Questo no, per farvi capire quali sono le condizioni nelle quali si lavora in Italia. E questo vi fa vedere l'evoluzione del costo del sequenziamento in questi anni. Quindi fino al 2007 seguiva la cosiddetta legge di Moore, che normalmente si utilizza per la potenza di calcolo. Cioè c'è una, questa è scala logaritmica, c'è una diminuzione esponenziale in funzione del tempo. Qui sono arrivate queste next generation sequencing. Noi abbiamo cominciato a sequenziare il genoma di Fourzeri qui, abbiamo finito e pubblicato nel 2015, quando il costo per il sequenziamento di un singolo genoma umano era caduto sotto il fatidico muro dei $1,000 per genoma. Al giorno d'oggi è possibile sequenziare un genoma umano con $1,000, anche meno. Quindi ci siamo trovati in un momento estremamente favorevole, perché avevamo ottenuto un grosso finanziamento che ci consentiva di fare molte cose, esattamente nella fase di massima discesa dei prezzi del sequenziamento. Ma questo ha anche implicato un'altra cosa, che io alla fine avevo i dati che avrei voluto avere 30 anni prima per poter fare un'analisi quantitativa. Questo tipo di tecnologia ci metteva finalmente nelle condizioni di creare dei modelli quantitativi che facevano delle predizioni che noi eravamo in grado di testare sperimentalmente. Perché fino allora quello che si faceva in biologia matematica, in biologia quantitativa, era fare dei modelli ma che poi non potevano essere testati nella pratica. Questo tipo di, questa enorme quantità di dati che venivano prodotti ci hanno messo per la prima volta in grado di fare questo tipo, di portarci un po' più vicini alle scienze fisiche. Cioè non solo di fare dei modelli, ma di fare delle predizioni. E quindi nel 2015 abbiamo sequenziato il genoma di Notobranchius. Anche questa cosa ha avuto un discreto impatto sia sulle riviste specializzate, questa è Nature, ma di nuovo per la seconda volta sul New York Times. E a questo punto quello che succede, come al solito, è troppa grazia Sant'Antonio, mentre prima i dati non c'erano, ora di dati ce ne sono troppi. E quindi occorre un qualche tipo di disegno di studio che ci permetta di andare a
tirare fuori da questa enorme mole di dati quelli più rilevanti per ciò che noi stiamo andando a guardare. Quindi nello specifico, una volta che io avevo il genoma di Notobranchius, potevo andare a comparare il genoma di Notobranchius con quello di qualsiasi animale mi potesse interessare. Il risultato è che è diverso in molti milioni di punti diversi. Come faccio a capire di tutte queste differenze qual è quella rilevante? Allora, qui di nuovo mi è venuta incontro la biologia. Perché? Perché, come abbiamo detto, la durata, diciamo la speranza di vita è quella che determina la velocità di invecchiamento. E per i nostri pesci la speranza di vita è la lunghezza della stagione delle piogge. Ora cosa succede? Che se noi andiamo nel sud del Mozambico, dove questi animali vivono, c'è un enorme gradiente di precipitazioni tra la regione dove vive Furzeri, dove ci sono circa 400 mm di pioggia l'anno, e da qui a qui ci sono solo 1000 km, e la regione costiera dove ci sono 1200 mm di pioggia l'anno. Inoltre, in queste pozze non vive solo Furzeri, ma vive una seconda specie, che è questa. Così come qui, in questa città, vive una specie di Notobranchius che è molto simile a Furzeri e una seconda specie che è molto simile a questa. E infatti, quando abbiamo fatto un'analisi filogenetica, si vede qui blu è umido, rosso è arido, sono due diversi cladi, si dice in biologia evoluzionistica, di pesci, in cui uno è adattato all'aridità e uno è adattato all'umidità. Quindi è vero che l'evoluzione non è una scienza sperimentale, ma ci sono situazioni particolari in cui due eventi indipendenti di evoluzione sono avvenuti nelle stesse condizioni. E questo chiaramente è molto potente per aiutarci a distinguere cos'è segnale e cos'è rumore. E infatti quello che succede è che in entrambi i casi, se io poi prendo in laboratorio, faccio crescere la specie arida e la specie umida in blu vive sempre molto di più della specie arida. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo comparato il genoma di Furzeri con i genomi di queste altre specie, più tutta una serie di quelli che si chiamano outgroups, con questa idea che se lo stesso gene cambia in entrambi i gruppi, beh, allora questo non può essere un caso, e deve essere una evoluzione parallela. Cioè quel cambiamento deve essere rilevante per la biologia di quell'animale. E quindi comparando tutti questi, diciamo la parte codificante del genoma, quella che si chiama trascrittoma, ci siamo imbattuti in qualcosa di molto chiaro. E vi devo fare una brevissima introduzione. Allora, all'interno delle nostre cellule esistono degli organelli che si chiamano mitocondri. I mitocondri sono la centrale elettrica delle nostre cellule, elettrica nel senso è quella che dà l'energia. Il nostro consumo di ossigeno è dovuto al fatto che all'interno dei mitocondri noi bruciamo sostanze organiche, le bruciamo letteralmente con l'ossigeno per produrre energia. I mitocondri sono il risultato di un lontanissimo evento di simbiosi in cui dei batteri sono entrati all'interno di una cellula eucariotica. La gran parte degli originari geni del batterio sono stati trasferiti nel nucleo della cellula, ma il mitocondrio mantiene parte del proprio originario genoma. Quindi cosa succede? Che quando deve costruire quella che si chiama la catena respiratoria, cioè quel grosso complesso di proteine che ci serve per vivere, perché se i mitocondri si fermano noi moriamo all'istante, parte di queste proteine vengono prodotte nel citoplasma dal genoma nucleare e devono essere importate, devono passare attraverso questa membrana. Parte di queste proteine vengono invece prodotte dal genoma del
del mitocondrio, che è totalmente indipendente, queste si devono combinare in un rapporto preciso per costruire questi complessi respiratori. E questo fenomeno si chiama mito-nuclear balance, bilancio mito-nucleare. Se produco troppo di questo o troppo poco di questo, ho una malattia mitocondriale. Quindi è qualcosa di molto delicato e assolutamente vitale. Ora, quello che noi abbiamo scoperto è che lungo tutto questo percorso, quindi replicazione del DNA mitocondriale, trascrizione del DNA mitocondriale, processamento dell'RNA mitocondriale, traduzione, costruzione del complesso, cioè questo fenomeno per cui questi vengono mescolati con questi, e i geni medesimi dei complessi respiratori, tutti questi geni evolvevano in maniera molto più rapida o più rapida nelle specie che vivevano di meno. E quindi siamo riusciti a dire con un certo livello di chiarezza che l'evoluzione della fisiologia mitocondriale era strettamente correlata con l'evoluzione dell'aspettativa di vita. Poi abbiamo fatto un secondo esperimento che sembra non avere niente a che vedere con questo, perché qui noi stiamo parlando di differenze genetiche tra tutte queste diverse specie. In questo secondo esperimento invece noi abbiamo voluto vedere quali geni erano predittivi dell'aspettativa di vita. Cioè, anche in individui che sono tutti geneticamente identici, alcuni muoiono prima e alcuni muoiono dopo, perché esiste un rumore stocastico che porta dal genotipo al fenotipo, da ciò che è scritto nel genoma a ciò che noi realmente siamo. E noi cosa abbiamo preso allora? Abbiamo preso dei pesci e abbiamo tagliato dei pezzettini di pinna quando erano giovani. La pinna nei pesci ricresce, questi animali vivono senza nessun problema, e per ognuno di questi pesci noi sapevamo il giorno in cui era morto. Dopodiché, utilizzando le tecnologie di cui vi ho parlato, quindi questo è il tipo di design sperimentale. Questi sono tutti gli animali. Questi sono i due punti in cui abbiamo preso i campioni, li abbiamo divisi in tre gruppi, quelli che sono morti qui, quelli che sono morti qui e quelli che sono vissuti più di tutti. Dopodiché, semplificando moltissimo, abbiamo isolato un network di geni che erano quelli massimamente correlati con l'aspettativa di vita. Allora, prima di tutto abbiamo visto che noi vedevamo delle differenze a questa età tra quelli che sarebbero morti qui e quelli che sarebbero morti qui. E che quindi delle differenze nell'invecchiamento erano già in parte scritte durante la parte iniziale della vita ed erano non genetiche, erano dovute a un rumore stocastico. Diversi gruppi di geni avevano questa caratteristica, questo network è quello dei geni che massimamente erano correlati. Cosa vuol dire? Che se erano attivati, gli animali vivevano di meno, se non erano molto attivi, gli animali vivevano di più. Ora, questi geni in rosso, in verde e cerchiati sono gli stessi geni che noi avevamo identificato qui. Quindi due strade totalmente diverse e indipendenti, una che analizzava le differenze genetiche, un'altra che analizzava le differenze non genetiche, sono andate a convergere esattamente sullo stesso fenomeno, il bilanciamento mitonucleare. Però, a questo punto, questo è la respirazione mitocondriale. Quindi all'interno del mitocondrio ci sono alcuni complessi che pompano ioni, protoni, quindi ioni idrogeno, fuori dalla membrana interna e poi questo gradiente viene sfruttato per creare energia. In particolare i geni del complesso 1, il primo di questa catena, erano quelli che avevano il segnale più forte. La nostra fortuna è che esistono dei potentissimi veleni che sono degli inibitori molto specifici del complesso 1. E quindi noi avevamo una predizione. La nostra predizione è che bassa attività del complesso 1
aumenta l'aspettativa di vita. Avevamo un veleno che è in grado di inibire l'attività del complesso 1, potevamo testare sperimentalmente la nostra predizione. E quindi questa è la sopravvivenza degli animali di controllo. Questa sostanza che si chiama rotenone ovviamente è un veleno, e quindi l'abbiamo usata a una dose che è l'1% della dose letale o lo 0,1% della dose letale. Lo 0,1% della dose letale è 15 picomolari. Questo per farvi capire qual è la potenza di questa molecola. E vedete che alla dose più alta è tossica, ma la dose minore provocava un aumento dell'aspettativa di vita. E quindi noi siamo riusciti a dimostrare sperimentalmente che questa ipotesi che noi avevamo derivato da un'analisi meramente computazionale era effettivamente valida. E infine l'ultimo esperimento di cui vi voglio parlare è quello che ha a che fare con dei piccoli RNA che si chiamano microRNA. MicroRNA sono delle piccolissime molecole lunghe poco più di 20 nucleotidi che vanno a legarsi agli RNA messaggeri e ne inibiscono l'attività. E questo è un lavoro fatto da due studenti, ex studenti di perfezionamento, che ora sono tutti e due al Max Planck, Roberto Ripa e Luca Dolfi, e è partito da questa osservazione. Nel cervello dell'uomo, durante l'invecchiamento, c'è un accumulo di ferro. Queste aree gialle sono le aree in cui il ferro si accumula. Queste aree corrispondono abbastanza bene, scusate, queste aree gialle sono quelle in cui il ferro si accumula, corrispondono abbastanza bene alle aree dove c'è perdita di massa neuronale durante l'invecchiamento. Questo è durante l'invecchiamento fisiologico. Esiste uno di questi piccoli RNA che si chiama MIR29, la cui espressione aumenta, quindi la cui concentrazione nel cervello aumenta in funzione dell'età. Qui si vede nell'uomo, qui si vede nel macaco, si vede come il macaco che vive di meno ha la stessa espressione ma scalata, e gli mRNA, che sono i bersagli di questo microRNA, diminuiscono in funzione dell'età. Noi abbiamo osservato esattamente la stessa cosa nel nostro pesciolino. E allora Roberto Ripa ebbe l'intuizione che questo microRNA in qualche modo ha a che fare con l'accumulo di ferro. Allora noi abbiamo prima dimostrato che in funzione dell'età i nostri pesciolini accumulano ferro nel cervello. Poi che se noi iniettiamo ferro nei pesciolini, la concentrazione di questo microRNA aumenta. Quindi suggerendo che questo aumento di ferro è responsabile del fatto che la concentrazione del microRNA aumenta. Allora abbiamo creato dei pesciolini modificati geneticamente che nel cervello non esprimevano questo microRNA, cioè questo microRNA che normalmente è presente nel cervello veniva eliminato da un costrutto che noi avevamo messo all'interno dei pesci che lo legava e quindi non lo rendeva disponibile. E quello che accade quando facciamo questo, quando sostanzialmente blocchiamo l'attività di questo microRNA, è che il contenuto di ferro aumenta. E che cosa succede? Su questo asse sono riportati, ognuno di questi punti è un gene del genoma. Questo asse riporta la variazione di attività durante l'invecchiamento di questi geni. Quindi i geni che sono in questo quadrante aumentano durante l'invecchiamento la loro attività e quelli che sono in questo quadrante diminuiscono la loro attività. Questo invece è l'effetto del costrutto che elimina il MIR29. Sostanzialmente quello che vedete è che la maggior parte dei geni sono in questo quadrante e in questo quadrante, cioè vuol dire che se io elimino questo microRNA induco nel genoma una risposta che è simile a quella che induce l'invecchiamento. E infatti se vado ad analizzare i cervelli di questi pesci vedo sia un marcatore di stress ossidativo che si chiama lipofuscina sia la gliosi, cioè una risposta infiammatoria
delle cellule gliali del cervello, che sono due hallmark tipici dell'invecchiamento cerebrale nell'uomo e delle malattie neurodegenerative. E questo ci ha portato a questo semplice modellino per cui durante l'invecchiamento la concentrazione di ferro sale, ciò porta ad un aumento della concentrazione di miR29, tramite l'azione su questo RNA, questo diminuisce la concentrazione di ferro cercando di contrastare gli effetti dell'invecchiamento. E questo era un meccanismo genetico, questo è un meccanismo genetico nuovo che nessuno aveva mai descritto prima. E quindi, per arrivare alla fine della presentazione, ecco come un pesciolino che è venuto dall'Africa ci ha insegnato qualcosa sul controllo genetico dell'invecchiamento. E voglio concludere con questa slide che è stata presa quest'estate. Questo è il secondo Notobranchius Symposium che si è tenuto a Jena e vi fa vedere dove è ora questa storia, che è cominciata quasi 15 anni fa in uno scantinato a Canossa. Grazie per essere stati qui. Buonasera, grazie a tutti voi per essere qui, grazie ad Alessandro Cellerino per la sua presentazione, che dà speranza a tutti noi di poter vivere 500 anni come lo squalo magari. E faccio, visto che siamo andati un po' oltre coi tempi, faccio dei brevissimi così annunci. Il primo, la prossima conferenza sarà l'8 marzo, la professoressa Laura Cancedda dell'IIT di Genova parlerà delle sue ricerche in neuroscienze, e il 22 febbraio ci sarà il primo dei percorsi nella storia a cui siete tutti invitati. Ci si registra online sul sito di IVIS e a prenotazione. Sono dei percorsi che si snodano all'interno della scuola normale e con un tema storico, in particolare il 22 febbraio sarà la Grande Guerra. E poi un ultimissimo annuncio: dopo il question time, adesso sicuramente avrete delle domande, c'è un piccolo rinfresco offerto per tutti voi. Praticamente si esce dalla sala, si gira a destra, seguite il corridoio e lo troverete. Quindi adesso lascio la parola a voi per le domande ad Alessandro Cellerino. Il rinfresco. Ma sono stato colpito da una delle ultime cose che ha dimostrato, cioè il feedback del ferro direttamente sul genoma. Allora, io ora le faccio una domanda che ha poco a che vedere con l'argomento specifico che lei ha trattato. Gliela faccio perché dalla storia personale che ha raccontato ho capito che lei è un addetto ai lavori, che ha lavorato molto e soprattutto ha ragionato molto e ha lavorato anche proprio con le mani. Allora, partendo dal concetto lì del feedback diretto dell'ambiente sul genoma, lei ha mai avuto l'impressione nel suo lavoro che sia possibile ipotizzare questo? Cioè che il meccanismo darwiniano puro, mutazione e selezione, potrebbe essere arricchito da un'alternativa di questo tipo, cioè il genoma nel corso dell'evoluzione abbia imparato a mutare in funzione della richiesta ambientale. L'ha avuta questa impressione? Allora, guardi, non è che ho avuto l'impressione io, e questo è un intero campo di ricerca che si chiama epigenetica. Cioè, quello che succede è che, allora, se lei vede il genoma come un libro scritto, oltre a esserci il libro scritto, c'è qualcuno che ci va con l'evidenziatore, la penna, ci mette dei punti esclamativi e così via. Queste sono le modificazioni epigenetiche. Quindi, in situazione, e le faccio un esempio specifico. Se avviene qualcosa che implica che alcuni geni debbano essere attivati, e poi questo stimolo finisce, questi geni però possono conservare una traccia nel loro epigenoma,
cioè nel fatto che ci sono delle modificazioni non alla sequenza del DNA, ma alle proteine attorno a quale il DNA si avvolge, per cui la seconda volta che compare quello stimolo la risposta sarà molto più forte. Questa è una cosa che è molto ben descritta e molto studiata, sia come biologia di base, sia soprattutto come biologia dei tumori, perché si suppone che queste modificazioni epigenetiche siano più predittive e meglio in grado di caratterizzare i tumori delle vere e proprie mutazioni dei tumori stessi. Quindi quello che lei dice non solo è vero, ma è stato dimostrato in grande dettaglio ed è un campo di grossa ricerca, sia della biologia di base sia della farmacologia. Sì, questo fra l'altro potrebbe anche spiegare, se sorgessero dubbi, questo non lo so, la relativa rapidità con cui si è evoluta la vita. Beh, la relativa rapidità con cui si è evoluta la vita direi di no. Sono ere geologiche, però se si pensa al grado di complessità a cui è arrivata... Quello direi di no, nel senso che... Allora, questo ora lo dico da persona che conosce un po' di neuroscienze cognitive. Noi siamo abituati a pensare, cioè il nostro concetto di cos'è probabile e improbabile è tarato sulla lunghezza più o meno della nostra vita. Se noi vivessimo 3.000 anni, nessuno di noi attraverserebbe la strada a piedi, perché il rischio di essere messi sotto da un'auto sarebbe troppo alto. Quindi a noi sembra incredibile che la vita si sia evoluta, perché non vediamo come sia possibile in 100 anni o in 1.000 anni, ma noi stiamo parlando di miliardi di anni. Quindi un evento improbabile in un tempo estremamente lungo diventa estremamente probabile, cioè. In realtà la vita si è evoluta tutt'altro che rapidamente, mi verrebbe da dire. Se lei pensa che la Terra ha miliardi di anni e le prime tracce fossili chiare di organismi complessi sono 600 milioni di anni fa, nel Cambriano. Quindi c'è stato un periodo molto lungo prima che riuscisse a evolversi al punto di generare individui multicellulari che abbiano lasciato tracce. Qualche altra domanda? Perché la restrizione calorica aumenta l'aspettativa di vita? Allora, la risposta semplice è che non lo sa nessuno. E ci stanno lavorando da 30 anni. L'ipotesi più accettata e che non è in realtà la restrizione calorica di... Allora faccio una piccola divagazione. Invece di pensare alla restrizione calorica, pensiamo all'esercizio fisico, che comunque ha un effetto molto positivo sulle patologie legate all'invecchiamento. Allora, cosa succede quando io corro? Se io corro, aumento molto il mio consumo di ossigeno. Aumentando molto il mio consumo di ossigeno, aumenta molto la mia produzione di radicali liberi, che teoricamente sarebbero dannosi. Però cosa succede? Quando io smetto di correre, la produzione di radicali liberi torna a baseline, alla base. Intanto però il mio organismo è stato esposto a questi radicali liberi e cerca di difendersi, esattamente come vi ho fatto vedere con quel piccolo RNA, e produce tutta una serie di enzimi e di varie sostanze che servono a schermarmi da questi radicali liberi. Questa risposta dura molto più a lungo del picco di radicali liberi che io ho durante l'esercizio fisico. E questa è anche la ragione per cui, se io ripeto l'esercizio fisico a intervalli regolari, vado incontro ad allenamento, perché lo stimolo è transiente, ma la mia risposta invece dura nel tempo. Allora, questo fenomeno si chiama ormesi e era ben noto già nell'antichità. Se io assumo delle piccolissime dosi di un veleno, io divento insensibile a quel veleno. Quindi questa cosa è dimostrata per l'esercizio fisico, è dimostrata al punto che se lei corre ma mangia un sacco di vitamina E, questo annulla gli effetti benefici della corsa, perché la vitamina E è
lega i radicali liberi e impedisce la risposta cellulare innescata dai radicali liberi. Quindi la più probabile, il meccanismo più probabile che dietro agli effetti della restrizione calorica è una risposta ormetica, cioè questo è uno stress a cui il mio organismo è sottoposto. Questo genera l'attivazione di tutti dei meccanismi di difesa cellulare che però nel lungo periodo rimangono attivi. Ed infatti ciò che genera la risposta non è la quantità di calorie, perché io posso ottenere lo stesso effetto della restrizione calorica se io ad esempio prendo degli animali e gli do da mangiare un giorno sì, un giorno no. Allora, quello che succede, almeno in alcuni ceppi di topi o di ratti, è che loro il giorno che non mangiano, non mangiano, il giorno dopo mangiano il doppio. E quindi la quantità totale di calorie che mangiano è la stessa, soprattutto non perdono peso, però l'effetto è lo stesso della restrizione calorica. In realtà quello che succede quando si mettono dei topi a restrizione calorica è che io do da mangiare ai topi sempre quella razione alle 9 del mattino. Loro in un'ora se la mangiano e stanno al digiuno 23 ore. È diverso se io do ai topi una dieta a bassissimo contenuto calorico che loro però mangiano continuamente. E quindi sostanzialmente gli effetti della restrizione calorica molto probabilmente sono dovuti all'attivazione di meccanismi di difesa cellulare. Nel caso particolare degli esperimenti che sono stati fatti sui topi, siccome appunto loro mangiavano sempre allo stesso giorno, sempre alla stessa ora del giorno, questo provocava anche una sincronizzazione molto forte dei ritmi circadiani, che anch'essi sono parte dell'invecchiamento, perché durante l'invecchiamento io ho una distruzione dei ritmi circadiani e per contro, tra l'altro questo è un esperimento che ha fatto proprio Eva, se io distruggo i ritmi circadiani accelero l'invecchiamento. Quindi negli esperimenti di restrizione calorica dei topi io di fatto involontariamente davo anche un segnale circadiano molto forte che si aggiungeva all'effetto della mancanza o della restrizione di cibo. Grazie. Prego. Un'ultima domanda. Tutto molto interessante. Io però volevo rovesciare un pochino il problema, cioè invecchiamento, morte, perché mi sembra che manchi un concetto in tutto, cioè, ovvero come il cervello gestisce il tempo, che non è, secondo me non è un concetto banale. Siccome ho trovato molta poca letteratura riguardo a questi aspetti, penso che potrebbe essere interessante aggiungere anche questa conoscenza per fare ulteriori progressi eventualmente. Vorrei sapere il suo parere, grazie. Allora, non sono la persona giusta a cui fare questa domanda, probabilmente la Maria Concetta Morrone è la persona giusta a cui fare questa domanda, perché loro si occupano proprio della percezione del tempo. Comunque, io posso parlare di un esperimento che va leggermente in questa direzione, ed è il seguente. Allora, se io metto degli animali in condizioni di buio costante, questi animali comunque seguono un ritmo che si chiama circadiano, perché dura circa un giorno. Allora, è stato fatto il seguente esperimento. Sono stati presi tanti topi, ognuno di questi topi è stato tenuto al buio per un certo numero di giorni e si è misurato il periodo di questo ritmo circadiano, che varia leggermente da animale a animale. Dopodiché quello che hanno visto è che i topi che avevano un ritmo circadiano, quindi un ritmo spontaneo anche in presenza di buio di 24 ore, vivevano di più di quelli che avevano un ritmo spontaneo di 22 o di 23 ore. Quindi in un certo senso si può dire che il giorno degli animali che vivevano di meno era più corto, è come un po' se vivessero lo stesso numero di giorni soggettivi. E questo è l'unico esperimento che le posso citare riguardo a questo problema.
Bene, allora se ci sono altre domande, poi dopo il professor Alessandro Cellerino sarà al cocktail, immagino, quindi sì, gliele potete fare di persona. Ringraziamo di nuovo Alessandro, grazie. Bene. Grazie.